Ciao ragazzi e bentrovati. Allora, eccoci con una nuova sponsorizzazione. Allora, anche oggi vi farò conoscere 10 canali emergenti di Fai da Te e quindi andiamo a vedere di chi si tratta e buona visione. Ciao! Il primo canale è DemiB, allora un canale di Fai da Te veramente interessante, ci sono molti video belli, un video in particolare che mi è piaciuto molto è un mini torchio, un progetto molto bello e quindi vi consiglio di andare a vederlo. Ciao Demi! E ci sentiamo presto. Ciao. Il secondo canale è Cose Cinesi. Allora, in questo canale ci sono un'infinità di video di recensioni di droni, ma anche del fai da te appunto su questi modellini. Quindi andate a vedere questo canale, ve lo consiglio perché per chi è appassionato di droni appunto, questo è il canale che fa per voi. Bravo Diego e ci sentiamo presto. Ciao. Il terzo canale è Ruggero Sguera. Allora, in questo canale ci sono molti video che riguardano l'energia pulita, il fai da te per l'energia pulita. Allora, due video interessanti infatti che mi sono piaciuti sono la stufa pirolitica e il generatore di idrogeno. Quindi andate a vedere i suoi video se siete interessati a questa tipologia di progetti. Bravo Ruggero, continua così. Ciao! Il quarto canale è The Explosive One, un canale emergente di fai da te. Allora, in questo canale troverete piccoli progetti e uno che mi è piaciuto molto è un coil gun che hanno costruito. Allora, infatti io ne ho costruito uno proprio il primo video da quando ho cominciato a postare video su YouTube, ma non ho mai completato, quindi dovrò vedere di finire questo progetto in qualche maniera. Allora, siccome elettricamente non sono molto portato, quindi vabbè, comunque andate a vedere il canale di Explosive One perché meritano ed è un canale emergente e ha bisogno di essere visitato. Bene, ciao Explosive One, a presto. Il quinto canale è Il Ross. Allora, questo è uno di quei canali che mi piace veramente, nel senso che nella maggior parte dei suoi progetti usa del materiale di riciclo. Infatti in uno degli ultimi video ha usato addirittura un ammortizzatore di un'automobile per fare una lampada, veramente bello, andate a vederlo. Allora, bravo Giovanni, continua così, andate a vedere il suo canale perché veramente secondo me merita di essere visitato. Bravo Giovanni, ciao! Il sesto canale è White Ghost. Allora, anche questo è un canale che mi piace veramente molto, ha del fai da te veramente interessante, quindi vi consiglio di andare a vedere questo canale. Allora, uno degli ultimi video, se non sbaglio, sono dei vasetti come questi, ma lui addirittura li ha fatti rotanti sotto una mensola e quindi una cosa veramente bella da vedere. Andate a vedere il canale di White Ghost, bravo, continua così. Ciao! Il settimo canale è Mano Mano. Allora, in questo canale troverete molto fai da te creativo. Allora, ultimamente hanno fatto una serie di life hack che riguardano appunto il fai da te, molto divertenti e simpatici. Allora, vi consiglio di andare a vederli perché ne vale la pena. Allora, un saluto particolare va a Chiara di Mano Mano, visto che ho fatto parecchie collaborazioni con loro, e complimenti per il nuovo canale, in bocca al lupo. E ci sentiamo presto. Ciao Chiara. L'ottavo canale è JD Sake. Allora, in questo canale c'è molto fai da te che riguarda l'elettricità. Allora, siccome io non sono molto ferrato elettricamente, questi canali di fai da te elettrico per me sono veramente molto, molto interessanti, nel senso che quando ho bisogno di fare un impianto magari che visto che io lavoro principalmente sulla meccanica, ho bisogno anche di questi canali per imparare qualcosa, non so io su un relè come funziona, come non funziona, e quindi questi sono canali che a me servono, come Sebi Torrisi, come Marco Fai da Te e via dicendo. Quindi canali a mio avviso che a lungo andare comunque servono, c'è sempre il video che ti serve per l'occorrente. Quindi JD Sake è un canale di fai da te elettrico che può tornarvi utile, quindi andate a guardare i suoi video, complimenti JDM e ci sentiamo presto, ciao!
nono canale è Borghese, allora un canale emergente che secondo me vale la pena di visitare. Allora ci sono molti video interessanti, restauri, un po' di tutto diciamo. Allora andate a vedere questo canale di Michele, allora un ragazzo che veramente ci mette l'anima nei suoi video, si vede. Ultimamente ha fatto delle recensioni di piallatrici, mi sembra ne ha, ha spiegato come scegliere secondo lui quella ideale e secondo me l'ha fatto in modo intelligente. Quindi andate a vedere i suoi video, bravo Michele, ci sentiamo presto. Ciao! Il decimo canale è Giusy e Basta. E basta con due B, mi raccomando. Ora Giusy è una ragazza, forse la seconda che inserisco nelle mie sponsorizzazioni. Allora il suo è un fai da te, diciamo così, per il make up, quindi per il trucco. Lei si arrangia da sola e quindi ha la passione di fare video per questa tipologia di fai da te, diciamo così. Allora, nei suoi video ha inserito dei trucchi, delle life hack appunto che riguardano il make up, e uno veramente bello che mi è piaciuto è quando si blocca il tappo di uno smalto che non si riesce più a svitarlo, lei con un elastico riesce ad aprirlo molto facilmente, quindi bello. Bei video da vedere, andate a dare un'occhiata al canale di Giusy e Basta, e complimenti e in bocca al lupo. Ciao Giusy, a presto. Beh ragazzi, spero che i canali vi siano piaciuti, mi raccomando trovate tutti i link in descrizione, andate a dargli un'occhiata e iscrivetevi se il canale vi piace, mi raccomando. Allora, se siete interessati anche voi ad essere sponsorizzati, per farvi conoscere da me, non dovete far altro come per esempio Giusy, come Borghese, di postare i vostri video sul gruppo Fai da Te Universale, trovate il link in descrizione. Allora è un gruppo Facebook dove poter postare le foto, i video, i vostri progetti e se volete inserire il link del vostro video YouTube. Allora sono accettati solo link YouTube, mi raccomando. Qualsiasi altro link che porta pagine Facebook, link personali, non sono approvati, quindi mi raccomando solo link YouTube. Questo gruppo è stato appunto creato per dare una mano ai canali YouTube e non a siti privati. Ok, poi se volete essere salutati nel prossimo vlog o sponsorizzazione, seguitemi su Instagram e appunto se volete essere salutati mandatemi un messaggio privato con scritto salutami e basta, è abbastanza con scritto saluto. Allora, i saluti di oggi vanno a Sabino San Pietro, Cristian Dell'Otto, Omar Kais Altissimo, Sara Gabri, Vince 881, Alberto Barbero, Claudio Iaia, Francesco Alvisi, Dedan Dereal, Gnocchi Rugby, Inox 02, Diego Zarpellon, Rocco Beltrami, Italo Pedone, Marco Abbiate, Francesco Tinelli, Elia Isolani, Dennis Marino e Mirko Comero. Ciao a tutti e grazie per il supporto. Bene, grazie a tutti per la visione e ci vediamo al prossimo progetto. Ciao ragazzi!